2x3 rovine enormi, spettacolari, eccetera, di quello che era l'antica città romana. Di Milano non vediamo assolutamente nulla. È una Milano sommersa, totalmente sconosciuta o quasi, che bisogna andarsi a cercare. Però ci sono le possibilità di andarsela a cercare. Al di là delle pubblicazioni specifiche, anche nel libro, nel capitolo primo, ho fatto proprio una piantina che era simile a quella di prima, in cui ho sovrapposto la città attuale a quella appunto romana, mostrando dove esistevano appunto i singoli edifici di quest'epoca, e ho fatto anche un elenco dei luoghi dove si può andare anche soltanto a curiosare per vedere dove si possono vedere appunto queste vestigia delle rovine che sono ancora parzialmente visibili oggi. Le altre, la gran parte, sono ancora sottoterra o sono addirittura degli scantinati di edifici che sono stati costruiti successivamente, perché va detto che la Milano romana praticamente è stata utilizzata come cava di marmo di costruzione nel corso del tempo, nell'alto medioevo, soprattutto nel medioevo successivamente, quindi tutti i blocchi di pietra, di marmo, eccetera, sono stati riutilizzati, rincorporati in altri edifici, molto è stato smontato, altro è finito semplicemente sotto perché ci si è edificato sopra e quindi oggi è nelle cantine. Quindi non si vede, però se uno va nelle cantine di edifici, anche di case singole, ci sono, c'è l'elenco, l'ho fatto, vedete, si può citofonare, andare dentro e vedere i resti della città romana, come insistono, al di sotto della città che esiste. Molto di tutto questo è stato messo in luce, soprattutto grazie agli scavi, in particolar modo degli ultimi 10 anni, 15 anni, ma in particolar modo quelli della metro 3, che nella zona di Duomo, della piazza del Duomo, intorno hanno smosso, sbancato tantissimi metri cubi di terra, hanno permesso di andare più sotto ancora rispetto a quella che era già la linea che avevano fatto prima, e quindi hanno permesso di ricostruire parzialmente il volto della Forum che era lì. E quindi il Capitolium, che già si sapeva che c'era, il Forum Romano, la zecca, che si sapeva che era lì ma non si sapeva esattamente dove fosse, diciamo, per punto di domanda, più tutta un'altra serie di edifici che insistevano in questa zona. Sono state anche trovate le tracce della Milano medievale, l'alto medievale, i buchi, per esempio, delle case, dei piloni di sostegno, delle case che erano non in costruzione in marmo, in pietra, ma in gran parte in materiale deperibile di epoca longobarda, alto medievale. Sono rimasti questi buchi proprio dei piloni che sostenevano poi l'intera struttura. Sono state trovate monete, sono state trovate ceramiche, insomma, molto materiale. Molto di questo si trova al Museo Archeologico di Milano. Altro si trova nella zona, mi sembra, del circo, che era stata poi musealizzata parzialmente, la zona anche sono state fatte delle pubblicazioni anche come questa che c'è lui qua, ma anche proprio sull'anfiteatro e tutto il resto. La parte appunto del Museo Archeologico Romano, dove se si entra c'è tutta la sezione specifica, ma ci sono anche parte delle torri che sono lì, erano parte delle torri, facevano parte della cinta muraria, e una delle torri era una delle due torri del carcere, se mi pare, cioè Della della partenza del circo. partenza del circo, e dei carri, che sono state poi nel corso del tempo, una è diventata dietro un campanile, quindi era già lì, quindi l'hanno riconvertita, diciamo, ad un utilizzo diverso, però giusto per non ricostruirla, All'interno ancora del museo, ed è sì, rimasta lì. all'esterno si vede molto bene. Si va lì oggi, si può ancora vedere, e poi ci sono queste cose che ho mostrato, poi ci sono queste ricostruzioni che vedete, che sono tratte proprio da questo libro, per cercare di capire anche come dovevano poi avere innalzato, che fisicità potevano avere questi monumenti, che aspetto potevano avere l'anfiteatro e soprattutto il circo. Il circo era praticamente o il secondo o il terzo.